Buonasera amici di Passion for Fun, siamo finalmente in compagnia di Simone Bianchi per il primo giorno di Etna Comics. Buonasera Simone, grazie per la tua disponibilità immensa. Buonasera a voi che siete stati così pazienti. Grazie, grazie, grazie ancora. E poi finalmente anch'io sono in compagnia di me stesso, di Simone Bianchi, perché ogni tanto essere presente a se stesso Fa bene. è direi proprio di sì, centrarci. Esatto. Allora, cominciamo allora parlando di Simone e la tua passione è esplosa proprio da bambino, no? Sì. Si leggeva in giro che hai iniziato prima a disegnare, poi a leggere No, no, e ma è vero perché io ho avuto la fortuna che il mio babbo, che ancora dipinge, ha fatto il pittore tutta la vita e quindi mi sono ritrovato in mano prima le tele, i pennelli e le matite che i quaderni e gli Wow, abbecedari. E bellissimo. quindi ho iniziato a dipingere veramente intorno a 3-4 anni, a dipingere, a fare degli scarabocchi che però intanto già mi facevano capire cosa voleva dire intingere il pennello nell'acrilico, quanto ci voleva perché seccasse, tutte quelle cose che poi comunque ti restano sotto la pelle poi per tutta la vita. E quindi sì, ho decisamente iniziato a disegnare e a usare il colore, a dipingere è una parola troppo impegnativa, decisamente prima di imparare a disegnare, scusami, a leggere e a scrivere. Beh, in qualche modo hai dato sfogo alla tua immaginazione sin da bambino proprio. Eh sì, anche perché allora in realtà è stata una salvezza per i miei genitori perché io sono stato un bambino di una cattiveria insostenibile e anche di una casineria insostenibile, cioè ero veramente fuori controllo. L'unico modo in cui i miei genitori disperati, soprattutto la mia mamma disperata, l'unico modo in cui riuscivano a fermarmi era darmi un foglio e qualcosa per disegnare. Allora, evidentemente, ma che è poi esattamente quello che mi succede ancora da adulto, nel senso che lavoro così tanto perché io poi mi sono dato questa spiegazione, perché è il momento in cui riesco a fermare il flusso dei pensieri migliore rispetto a qualsiasi altro momento della giornata. È difficilissimo che riesca. Cioè, tolta la concentrazione, vabbè, quando studio musica, che studio, riesco a entrare nel solito mood nel flow, lo chiamano, no? Sì. Gli anglosassoni, e a sprofondare in quel livello di concentrazione. Evidentemente mi succedeva anche da bambino e durante quel momento di concentrazione evitavo tipo di sdraiarmi per terra in via Fillungo, la via principale di Lucca. E fare tutte quelle cose schifose che ho fatto, di cui io non ho assolutamente nessuna memoria. Però Ecco. mi dicono tutti che ero veramente, e non faccio fatica a crederlo perché ancora sono estremamente agitato e spesso proprio non mi sopporto da solo, quindi lo capisco che possa essere stato insopportabile da bambino. Però il disegno mi ha salvato, insomma. E quindi oggi parlavamo anche di influenze durante la conferenza e Sì. visto che il tuo papà era un pittore, ovviamente hai citato grandi nomi Sì. dell'arte. Parliamo però nello specifico, da bambino finora, se nel tuo stile ogni volta cerchi un'influenza diversa oppure c'è un comune denominatore? Boh, è un'ottima domanda. Di sicuro i lavori del mio babbo degli anni 70, che peraltro mi sto anche riacquistando da collezionisti Wow, privati. davvero. Ho comprato ora un suo quadro degli anni 70, 1 metro per 1,5 metro. Sono state una fortissima influenza e a sua volta quei lavori del mio babbo, pur non conoscendolo, avevano tantissimo dei concetti spaziali di Sergio Toppi, piuttosto che di Man Ray, piuttosto che di, direi anche Giger. In realtà tanti lavori di quegli anni là ricordavano moltissimo Giger, fermo restando che mio padre all'epoca non aveva minimamente idea di chi fosse Giger. Quindi sicuramente i suoi quadri di quegli anni mi hanno profondamente influenzato, soprattutto quando si tratta di dipingere cose libere, insomma. E per il resto, sai, ora per esempio, come dicevo, sto rileggendo Akira e quindi per esempio il lavoro di Otomo mi sembra eccezionale, tento di reintegrare alcune cose. È un continuo divenire, insomma, lo Quindi anche stile. giapponese, non solo classico o comunque. Sì, allora, io, come diceva,
l'irraggiungibile Miles Davis musicalmente, almeno, sì, perché poi come personaggio deve essere abbastanza impegnativo. Non esistono i generi musicali, esiste la musica buona e la musica cattiva. È uguale, vale per il nostro lavoro, per la pittura, il fumetto. Esiste il fumetto buono e il fumetto brutto, che non funziona. Esiste la pittura bella che ha un senso, ma l'arte in generale che acquista un senso, che dà un senso anche a se stessa, e l'arte che invece è fatta di croste su tela e basta. È uguale il fumetto, nel senso, non è che siccome manga, ho letto meno manga sicuramente rispetto agli europei o agli americani o agli italiani, che forse sono quelli che ho letto più di tutti in assoluto, però cioè, quando poi tocchi certi capolavori, devo ringraziare il mio amico Sergio Cavallerin che mi sta smerciando manga su manga, me le regala e quindi le leggo. Beh, e quindi trai anche ispirazione da lui. Sì, sì, no, ma assolutamente, ti ripeto, laddove riconosco qualità ci intingo la testa, i neuroni, insomma quelli che sono rimasti in questo rincoglionimento assoluto. Parlavamo sempre oggi del tuo stile, che è molto ricco a livello di fondale, no? È una tua scelta che hai sempre portato avanti? Le richieste appunto degli editori magari ti hanno mai ristretto in questo senso? No, anzi, no. Però guarda, ci riflettevo oggi mentre appunto stavamo facendo la conferenza e ci ha messo il riflettore Gabriele. Non lo so da dove viene fuori questa curiosità che c'ho io per quello che sta dietro, nel senso appunto per i background, per gli sfondi, per che una volta sono le cattedrali, una volta sono le cattedrali nel deserto, una volta è il deserto stesso, il deserto moebiusiano. Però probabilmente da un punto di vista personale è molto più frequente che mi emozioni con una vasta gamma di emozioni un paesaggio o un bosco, soprattutto i boschi, io sono un grande frequentatore di boschi e di montagne, piuttosto che un singolo personaggio. E infatti una delle cose che mi piacerebbe tantissimo fare quando poi deciderò di non spaccarmi di lavoro in questo modo qui sarebbe di dipingere in plein air. Sì, soprattutto i percorsi in cui vado a camminare, a correre o a allenarmi, mi piacerebbe tentare di ridare agli altri quello che quei luoghi danno a me, che è molto difficile attraverso la pittura, la pennellata e attraverso la mia esperienza e come ne faccio esperienza io, fargli sentire agli altri come quello che dicevo oggi, la metafisica, cosa sta al di là del bosco, no? Però lo dico. Non lo è dico. Facile, ci vuole tempo, immagino. Quello è il problema. Non c'ho il tempo per studiare i pezzi. Cioè, ora non c'ho tempo per studiare. Ora mi stavo studiando Rosanna dei Toto, che non ci levo le gambe, un half time shaft, è un casino. Vabbè, e quindi figure. Però ce l'ho quell'intenzione lì di. Beh, è un po' un ritorno alle origini, perché il tuo background nasce come pittore grazie a tuo padre. Esattamente questo. E comunque io rimango proprio un grandissimo appassionato in prima persona proprio della pittura, studio, leggo in continuazione, perché la pittura comunque rimane secondo me uno dei picchi più alti del percorso intellettuale proprio del genere umano. E poi ovviamente ci sono le mode, ora abbiamo fra le palle in continuazione i cuochi dovunque, che palle, è una cosa proprio, madonna, il vomito proprio, e va benissimo, certo, non è però. Che ce l'ho con loro, perché poi anzi è un atto creativo, però che palle. E invece per esempio negli anni 70 c'era Guttuso piuttosto che Schifano e i pittori erano i cuochi degli anni 70. Ho sbagliato di quanto? Di 50 anni, va a fanculo. Però detto questo, io continuo a studiare la pittura ritenendola comunque la forma, forse la forma d'arte in assoluto più profonda che ci sia, laddove sia pittura figurativa, concettuale, astratta. Ieri mi studiavo per esempio tutto il processo di Mondrian, che ho scoperto che prima che fare le linee di Mondrian era un paesaggista, e le linee di Mondrian sono solo una conseguenza estrema di quello che a lui dipingeva con gli acquerelli nelle campagne. E,
Però il problema è che devo convincere tutto il resto del mondo che abbiamo un'importanza molto più pesa di quella che non si pensa proprio nella cultura contemporanea. E che cazzo, fate un programma in meno cazzo di infermi delle cucine, facciamo un programma più sulla pittura. Ma io non ci voglio neanche essere, fatemi vedere altri pittori, capito? Certo. Poi per carità, Sky, ora vabbè, faccio pubblicità, non dovrei fare. Comunque Sky Arte, tanto lo di fa, cappello, sì, lo fa. La Rai nei limiti, nei suoi spazi lo fa, ma non sarà mai abbastanza. Cioè, levateci un ribaltamento in meno e mettiamoci un... Ed è giusto che però una persona come te, che sui social è molto presente, molto seguita, è giusto che mostri sì il lavoro magari con che ne so, Marvel e DC, piuttosto che qualsiasi altra cosa, ma anche quello che tu vorresti, ecco, la pittura. Tu hai il potere di poterlo diffondere. È vero, hai ragione, ma il seguito ho non sarà mai il seguito che potrei averci se andassi in onda con uno speciale sul mio... Ma guarda, non ci voglio neanche essere io, parliamo di noi pittori contemporanei, di Gabriele, di Riccardo Federici, di Riccardo Ferri. Cioè, di noi pittori, scultori contemporanei, non ci voglio neanche essere io, voglio vedere quegli altri, capito? Poi ovviamente è un paradosso, è un'iperbole, io ci voglio essere come che cazzo, anzi ci voglio essere prima di tutti quegli altri. È chiaro. Perché sì, perché... Ce lo meritiamo, siamo nati nell'arte. Ma sì, sì, brava, ma poi proprio in Italia ci dovete lasciare così a margine, mi fa troppo questa cosa che mi fa incazzare. Io ho provato anche, infatti abbiamo assunto l'ufficio stampa a settembre, però è uno sforzo è un po' titanico, hai capito? Però io ci sbatto la testa lo stesso dentro, allora vai, sì. E vedrai, cazzo, va a finire che a Sky Art una volta c'entro proprio... Cioè, a gamba tesa e in qualche modo mi ascolteranno. Però devo dire che in questo è molto importante anche il lavoro che invece sto facendo di studio e di capacità di racconto del mio lavoro, e che non è ancora evidentemente così a fuoco come dovrebbe essere, perché se fosse così a fuoco basterebbero 3 video sulla mia pagina Instagram, e se ci fosse un editor intelligente a Sky Art piuttosto che a R3 direbbe: ecco, facciamolo, parliamo del tuo lavoro, facciamo una volta a settimana, parliamo del tuo lavoro. E quindi sta anche a me saper raccontare meglio me stesso e poi me stesso e il mio lavoro attraverso me stesso attraverso il mio lavoro. Piano piano è una sfida in tutti i sensi, sì, e quindi viva le sfide, uno ci si butta a capofitto, sì, sempre che non ci sia acqua e non ci si batta la testa in fondo, cioè non è così, non è così. E tornando comunque agli editori per cui lavori, come sei entrato nei Colossi all'americani, e soprattutto ti hanno mai cercato di cambiare? No, mi hanno sempre lasciato una grandissima libertà creativa, che però lo ritorna. È chiaro che è una conseguenza della necessità che hanno di far uscire tantissimo, quindi non è che non ci sia controllo, c'è un controllo minimo che però garantisca una grande produttività da parte di tutti noi scrittori e disegnatori. Non ho mai avuto nessun tipo di censura, di richieste, di cambiamento, e ci sono entrato semplicemente come entrerò a Sky Art prima o poi, ci sono andato di persona, bussa, porta in faccia, e poi alla fine un giorno, e anche lì dici: cazzo, com'è successo? E all'improvviso: no, sì, perfetto, cosa vuoi fare per noi? La Marvel e la DC, tutte e due insieme. E quindi se l'ho fatto lì non vedo perché non debba piano piano riuscire a farlo anche col mezzo televisivo. Sì, quindi battere la testa, esatto, fortemente. Esatto. C'è un personaggio che hai disegnato al quale sei più legato? No, nel senso, sono legato a tutti moltissimo e a nessuno per niente, perché le trovo comunque un mezzo. Io sto facendo un percorso di ricerca, per ora l'ho fatto con questi personaggi qui, non è detto che lo faccia tutta la vita con questi personaggi qui, e quindi possono andare bene tutti e nessuno, anche perché poi i personaggi sono creta, dipende come le modelliamo noi, capito? Cioè sono di per sé materia plasmabile.
chiaro. Ultima. No, non è l'ultima. La penultima, diciamo. Okay. Vedendo sul tuo Instagram, perché ti seguiamo, ho visto un Carnage che hai disegnato, no? Sì. Molto bello. Che ne pensi invece di quello che è stato rappresentato nel film? Non ti rilascio nessun tipo di commento. Ok, perfetto, perché tanto l'ho capito da quello che hai detto oggi nella conferenza. L'hanno visto i miei due bimbi, c'è cioè un bimbo di 10 e uno di 7, Sebastian e Lorenzo, i miei adorati bambini. E quindi l'ho visto anch'io, ma non ne rilascio proprio nessunissimo tipo di commento. Ok, allora ti dico solo che mi ha lasciato la stessa sensazione che mi lasciarono i Transformer al cinema dall'inizio. Okay. Bene. Parlando appunto sempre di te, sei un appassionato di musica e questo si è visto con Exuvia, che abbiamo seguito a Lucca. Certo. C'è stato veramente un gran movimento. E soprattutto quest'anno il manifesto dei Tool. Mm-hmm. Ho visto che collabori con Pau di Negrita. Sì, ormai lo vedo più Pau che i miei genitori. Perfetto, sì. Quindi questa tua passione... Ma volentieri, perché il personaggio è proprio incredibile. Bigger than life, direbbero gli anglosassoni. Quindi questa tua passione per la musica, mm-hmm. per questo genere, suoni di strumenti, mm-hmm. come nasce? E anche lì nasce dal mio babbo, perché lui grande appassionato soprattutto dei Pink Floyd, che mi ha fatto conoscere per primi, poi grandi cantatori italiani, un po' il prog italiano, bla bla bla, però poi da lì io ascolto veramente di tutto, cioè ho una cosa tipo 1800 CD originali, e ora purtroppo Cesare, il chitarrista di Negrita, purtroppo, grazie a Cesare, che peraltro è un ragazzo che adoro, ma mi ha fatto il piatto, e quindi ho un torrent e mi sto a ricomprare mezza discografia. Vabbè. E mi piace, no, la musica veramente, mi emoziona molto di più la musica che non la pittura, quindi figurati, cioè io mi sono capitato più di una volta in vita mia dei momenti da sindrome di Stendhal, come quella che raccontava Gabriele Colbernini, con la musica piuttosto che con la pittura. Con chi? Non te lo dico, ecco. Perché è così talmente intimo e è stata così forte che non sono riuscito a dormire una notte intera. È stata, wow. Sì. Mi succede molto più con la musica che non con la pittura, però la vita è una, e questo mi sono scelto per ora. Non che non mi piacerebbe magari fra 10 anni dedicarmi 2 anni allo studio e basta, e magari suonare in giro, suonare in studio, però impegnativo. È veramente impegnativo. E comunque suono, nel senso leggo bene, leggo quasi a vista. Oltretutto ho tanti amici che hanno fatto musica a livelli veramente importanti, però che ci devo fare? Questa sono 24 ore. Ultima. L'ultimissimissima, immagino, è come è nata l'idea del poster dei Tool? Il poster dei Tool è un grande omaggio a due cose, però le devo fare sintetiche e è difficilissimo. Una, ovviamente, alla persistenza del tempo di Salvador Dalì, e mi sembra chiaro, anche se poi quei cazzoni lì hanno tagliato proprio l'orologio, smolleggiato, va bene. Però detto questo, sicuramente alla poetica di Salvador Dalì. E l'altro è una risposta che il mio amico, il mio fratellone, proprio Michele Salvemini in arte Caparezza, dette prima che poi lavorassimo insieme sul progetto della Variant Cover, riguardo alla plastica. Nel senso che stavano parlando di problematiche ambientali, e lui disse: alla fine dobbiamo capire che la plastica è natura. E rimase interdetta la tua collega, ma lui disse sì, perché l'abbiamo creata noi siamo, cioè la plastica è natura, bisogna capire che è una conseguenza della natura, ma è natura, e questo mi ha dato molto mi colpì tantissimo questa risposta, la trovai geniale, perché no, è natura. E quindi quell'immagine lì è l'intelligenza artificiale che ci salva il culo a noi esseri umani, nel senso che è l'intelligenza artificiale che lascia l'exuvia del corpo umano, no? Anche in quel caso lì è proprio il guscio vuoto, e però poi alla fine, se vedi il centauro spezzettato in 3, che è un chiaro invece omaggio ai bovini suddivisi, tagliati di Damien Hirst,
che è comunque intelligenza artificiale, è un robot, alla fine salva la donna e quindi ci salva la pelle. Infatti, il titolo dell'opera, l'opera che non andrebbe mai usato, è Disaffezione carnale. Il fatto che hai capito la plastica, alla fine siamo noi, l'intelligenza artificiale alla fine siamo noi, e nella mia esasperazione c'è l'idea che l'intelligenza artificiale ci superi alla fine in intelligenza e ci salvi il corpo fisico. Progetti futuri? Boh, no, cioè Ce ne troppi, ce n'ho pure tantissimi. troppi. E beh, vorrei fare, prima o poi scrivere qualcosa di mio a fumetti, però vabbè, tanti, cioè sto facendo copertine, tante copertine, c'è una mostra molto importante a settembre, veramente molto grossa, dovrei averci una ancora più grossa a marzo prossimo, che però siamo ancora, insomma, una cosa impegnativa, veramente grossa. Vediamo, e quindi mi annoio, non, direi che non mi annoio per niente. Beh, diciamo soltanto uno col carattere tuo riuscirebbe a portare avanti. Ma direi proprio di sì, ma per insomma, è l'agitazione, per tentare di dare in realtà è tutto un grande psicofarmaco il mio lavoro, nel senso è un tentativo di tranquillizzarmi, a volte più riuscito, a volte forse meno riuscito, però grosso modo è un tranquillante, insomma. Beh, che bello. Grazie. Io ti ringrazio per la Sono ottime disponibilità. domande. Grazie per la Grazie. compagnia. Ciao, Ciao ciao. ragazzi.